decidere chi ha ragione tra me e mia figlia. No, certamente voi, signore. Sai di cosa parlavo? No, ma non c'è alcun bisogno. È impossibile che voi abbiate torto. Le voglio dare in sposa ad un uomo rassicurante per età e patrimonio. No, lei dice che c'è caso, si impunta. Si rifiuta di obbedirmi. Dove stanno il torto e la ragione? Allora, che c'è? Nella sostanza voi avete ragione. Bene, grazie, puoi andare. Alessandro Benvenuti con L'avaro di Molière inaugura la stagione teatrale del Petrarca di Arezzo. Dopo Il malato immaginario, la compagnia Arca Azzurra affronta un nuovo testo di Molière, appunto L'avaro, ancora una volta nell'adattamento rispettoso e illuminato di Ugo Chiti. Nelle vesti del protagonista Arpagone, Alessandro Benvenuti rinnova il sodalizio con la Compagnia Toscana per portarci questa volta nella Parigi del Settecento, tra avarizia scellerata, matrimoni combinati, medici incapaci, lusso sfrenato e gioco d'azzardo. Arpagone è roso da un demone interno, insomma, in qualche modo, no? C'ha questa voglia di far fruttare, di investire, no? Casualmente gli capita di non, forse le banche non erano aperte quel giorno, per cui sotterra una cassetta d'oro nel giardino, e intorno a questa cassetta d'oro si scatena poi tutta la follia sua e tutti gli accadimenti comici, tragicomici dell'opera, insomma, in qualche modo. Più che un accumulatore di danaro o uno di egli che nascondono i soldi nelle cassette di legno, penso sia più vicino a un moderno finanziere, insomma, uno che si occupa della finanza. È uno spettacolo, diciamo così, che ha questo nervosismo proprio di scrittura e di recitazione, proprio, come dire, per raccontare i tempi veloci del danaro, cioè oggi, insomma, il danaro ha sempre avuto tempi veloci, però oggi sono parecchio, ma parecchio, sono brucianti più che veloci, per cui diciamo che ha curato molto questo aspetto che c'è poi nel presente, no? Nella scrittura. Insomma, all'epoca non c'era Wall Street, per dire, per cui i soldi non erano virtuali, però insomma, in qualche modo, se uno segue il percorso dei soldi, come si dice sempre nei film gialli, alla fine poi trova anche il senso dello spettacolo, no? Perché parlare oggi di soldi, bisogna che tu facci i conti con cosa i soldi sono diventati, con cosa il potere economico da sempre, ma oggi ancora di più, voglio dire, è diventato.